Buonasera a tutti, benvenuti. La persona al centro dell'economia. Siamo qui stasera a Pieve di Soligo per questa tavola rotonda, per questo confronto, per questi dialoghi in occasione della presentazione del nuovo libro del Vescovo Domenico Sorrentino, Economia umana, la lezione e la profezia di Giuseppe Tognoro, una rilettura sistematica. Da questo punto di vista, credo per noi oggi innanzitutto il primo messaggio è il benvenuto a tutti e a ciascuno. In questa fase particolarmente difficile della vita a livello internazionale, per la vicenda dell'Ucraina in particolare. E ora da questo punto di vista noi siamo oggi qui stasera a dirci che è nostro dovere convenire, essere solidari, approfondire, essere insieme in una prospettiva davvero di confronto, di dialogo, di bene. E lo diciamo in particolare per una vicenda come quella della guerra, che guarda caso Giuseppe Tognoro aveva visto in una prospettiva molto alta e molto profonda già nel 1917, durante la Grande Guerra, aveva posto il tema di un istituto internazionale per la pace che potesse essere il luogo davvero importante della cooperazione, della pacificazione. C'è un istituto internazionale per la pace, Giuseppe Tognoro, in capo all'Azione Cattolica dal 2000, a testimoniare che davvero su questa prospettiva Giuseppe Tognoro aveva visto lungo, con grande lungimiranza, con grande forza. Questo è il primo elemento. Il secondo è per dire Giuseppe Tognoro, qui a Pieve di Soligo, la città che nel suo Duomo ospita le spoglie mortali, custodisce le spoglie mortali del Beato Tognoro, il primo accademico economista elevato agli onori degli altari, quest'anno 10 anni dalla beatificazione avvenuta il 29 aprile 2012 nella Basilica di San Paolo fuori dalle mura a Roma. Come a dire, noi attorno, lo dico in particolare, poi porterà il saluto ovviamente il Presidente, il Don Andrea Dalcin, come Istituto Beato Tognoro, che da alcuni anni è impegnato in questa prospettiva, in questa mission di recupero fino in fondo dei temi legati alla persona, all'opera, all'impegno di Giuseppe Tognoro, ma soprattutto a una visione, a una relazione importante di promozione di cultura con tutto il territorio. Quindi per noi oggi è un ulteriore ritrovarci per dire una missione che sentiamo fino in fondo, quella appunto di ritrovare l'identità, la modernità, la capacità e la prospettiva di modernità del pensiero e dell'opera di Giuseppe Tognoro. Siamo qui, e terzo punto e chiudo per questo primissimo saluto, per questo nuovo libro di Monsignor Domenico Sorrentino. Economia umana arriva come ultimo saggio, davvero ponderoso, davvero importante, dopo che nel 1987, con Una chiesa nella storia, Edizioni Paoline, Don Domenico Sorrentino a quel tempo ebbe il grande merito, attraverso la sua tesi di laurea e il suo libro, di riaprire il capitolo Tognoro. Questa straordinaria figura del leader del movimento cattolico, che per un tempo fu in qualche modo eclissata, fu in qualche modo messa da parte. Lui l'ha rivisitata, ripresa, c'è stato poi un grandissimo lavoro di tante associazioni nazionali, delle diocesi in particolare, Vittorio Veneto, Treviso, Pisa, che le più legate al Tognoro, da allora un cammino, un percorso che ci ha fatti giungere tutti alla beatificazione e ad oggi prosegue con il cammino verso la canonizzazione. Doveva essere qui stasera fisicamente Sua Eccellenza il Vescovo Domenico Sorrentino, che ricordo è Vescovo di Assisi, Nocera Umma, Gualdo Tadino, e che è Presidente del Comitato Nazionale per la Canonizzazione del Tognoro. C'è un'indisposizione fisica delle ultime ore, noi abbiamo cercato di rimediare, ovviamente con i potenti mezzi della tecnologia, da 2 anni quantomeno li abbiamo assolutamente sviluppati, quindi io ringrazio sin da ora, davvero un grande applauso alla Tenda TV, perché ci ha consentito innanzitutto questa diretta. Ovviamente poi anche avremo il collegamento Zoom con il Vescovo Sorrentino, con il Vescovo Domenico Sorrentino, che è collegato, e io do la parola a Sua Eccellenza. Grazie, Monsignor Domenico. Grazie a te Marco e grazie a tutti voi. Sarei stato proprio tanto volentieri con voi, ma come avete sentito sono impedito, anche nella voce non sono granché, però ecco, vi ascolterò ed anche dirò qualche parola. Intanto un saluto cordialissimo, perché nel nome del nostro Beato la prima cosa da mettere in campo è la cordialità. Marco ha fatto bene a ricordare che si tratta di un uomo di pace, che ha visto lontano
mentre parlava mi è stato istintivo riaprire l'ultimo libro, questo che stasera viene presentato, perché questo ultimo libro che tratta di economia, poi lo vedremo nel penultimo capitolo, dopo c'è una conclusione, riporta proprio un interrogativo che Toniolo si fece nella Seconda Guerra Mondiale. E ve lo leggo soltanto, sia questo suo interrogativo, la nostra introduzione, perché Toniolo è un uomo che ci pone domande vitali e domande sul nostro futuro. Si chiedeva allora che cosa il re degli eserciti, che è pure il re della pace, trarrà da questa immensa conflagrazione di forze militari di stati più o meno cristiani, ma pur sempre praticamente pagani, i quali in nome di egoistici nazionalismi, cupidi di imporre ciascuno un imperialismo violento, esclusivo di razza sopra le altre stirpi autonome europee e mondiali, calpestano e rigettano la società universale fondata sull'eguaglianza e fraternità di tutti gli umani, figli della comune paternità divina. Punto interrogativo. La storia ci sta di nuovo interrogando, la provvidenza ci interroga, Toniolo ci interroga. Grazie, grazie Eccellenza per questo primo suo saluto, davvero così accompagniamo davvero col nostro affetto e con la nostra riconoscenza, memori anche di tutto il grande rapporto di sintonia, di collaborazione di tanti anni, insomma, con questa nostra comunità. Grazie davvero al mio fianco questa sera, i tre relatori in presenza, Lorenzo Bruniera, presidente della Lateria Soligo, Unione Interprovinciale della Confcooperative Treviso Belluno. Grazie a Lorenzo Bruniera. Grazie a Massimiliano Paglini, da poco rieletto, segretario generale della CISL di Treviso e Belluno. Grazie a Massimiliano. Grazie al presidente Mario Pozza, Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti e presidente Union Camere Veneto. Capite che la riflessione sull'economia umana oggi vuol dire declinare Toniolo nella modernità e avere la capacità oggi di dire parole e prospettive sul tempo che ci è dato oggi, ma soprattutto in futuro, per dire l'attualità del Toniolo, di cui siamo convinti e per la quale Domenico Sorrentino ha scritto questo libro, che è una rilettura sistematica, importante, completa dell'opera economica di Giuseppe Toniolo. Prima di questo, mentre vi introduco, insomma, questa nostra serata, darei la parola a coloro che in qualche modo rappresentano i soggetti promotori di questa serata, organizzatori, quelli che hanno collaborato dall'inizio, perché vi ricordo che Pieve di Soligo è una delle mete, dopo Milano, Roma, l'Umbria, insomma, importanti, insomma, ci onora il fatto di poter ospitare quest'opera del vescovo Domenico Sorrentino proprio qui da noi, come è avvenuto per esempio l'anno scorso per quanto riguarda altri volumi tonioleani, proprio in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Vi ricordo che questo libro lo troverete poi, c'è la possibilità appunto di acquistarlo fuori grazie anche all'impegno della libreria La Pieve con Flavio Nardi, è edita dalla casa editrice Vita e Pensiero dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Subito la parola, visto che è il soggetto promotore anche di questa serata, a Don Andrea Dalcin, che è presidente, nuovo presidente dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo, Le Vie dei Santi. Lo accogliamo con un bel applauso. Grazie. Davvero sono onorato questa sera, in questo momento, di porgere un saluto cordiale e ricco di gratitudine a nome di tutto l'Istituto Toniolo, Beato Toniolo, Le Vie dei Santi. Un saluto a tutti coloro che hanno scelto di condividere il tempo di questa serata nel nome del Beato Toniolo. Davvero grazie a tutti, a chi ci offrirà degli spunti per la riflessione. E sono qui i nostri graditi ospiti insieme a Monsignor Sorrentino e anche a tutti voi che ascolterete con attenzione. Ecco, non era scontato, come ha accennato prima Marco nel suo momento introduttivo, non era scontato in queste ore così difficili per diverse ragioni, ma forse, come appunto è già stato detto, capita proprio così, perché nei momenti difficili si cerca ciò che può dare un po' più luce, ciò che può illuminare, ciò che può orientare i nostri piccoli e grandi passi sulle strade della quotidianità.
e quindi è per questo che siamo anche qui questa sera. Questa sera ci verrà presentato uno dei tanti aspetti della testimonianza del Beato Toniolo, l'umanità e l'economia. L'umanità è per l'economia o l'economia per l'umanità? Un grande dilemma. Ecco, noi chiediamo ai nostri ospiti che ci aiutino a rispondere almeno un po', almeno in parte, a questa domanda. Grazie e buon ascolto a tutti. Grazie Don Andrea. Nasce questa serata con il contributo della città di Pieve di Soligo. Abbiamo qui stasera il sindaco Stefano Soldan, accompagnato anche dal vice sindaco Luisa Cigagna, li ringraziamo. La parola al sindaco Soldan. Vi ricordo che l'Istituto Beato Toniolo è dentro una prospettiva anche culturale, credo di animazione importante di questa comunità. Lo ricordiamo anche con quel roll-up che dice che per il 2022 Pieve di Soligo è stata tra le città finaliste nella candidatura Capitale Italiana della Cultura. Come a dire, questo percorso in rete cooperativo toniolliano che ci ha visti tutti insieme protagonisti. Grazie, la parola al sindaco. Grazie Marco, buonasera a tutti e il saluto arrivi a tutti da parte della città di Pieve di Soligo, da parte della sua amministrazione. Un saluto particolare va a Sua Eccellenza Domenico Sorrentino, che ancorché non sia qui lo sentiamo vicino nelle sue parole che ha espresso e negli studi che ha portato all'attenzione di tutti e che soprattutto hanno aiutato a comprendere meglio la figura del Beato Toniolo. Un grazie a tutti i relatori, ai vari presidenti, non vi cito tutti, anche a tutti gli ospiti che vedo qui presenti. Credo che il lavoro fatto dall'Istituto Beato Toniolo nell'appoggio di tante iniziative che la città ha portato avanti in questi anni, sia come candidatura Capitale Italiana della Cultura, ma anche adesso nelle ultime fasi di questa candidatura ai borghi, ci sia dentro parte di questo pensiero che è quello che attraverso la comunità possiamo costruire il futuro, ma soprattutto possiamo costruirlo attraverso il lavoro. Credo che il tema fondante di oggi, in queste ore di guerra in cui non tutti nel mondo vivono con serenità, il tema che deve essere posto al centro, oltre che al lavoro all'uomo, debba essere anche quello dell'educazione e della scuola. Perché nonostante tutto, nonostante continuiamo a pensare, a insegnare, vediamo che i risultati non sono quelli che portano sempre alla pace, ma anzi tante volte ci conducono in una direzione diversa. Credo che il ruolo del Toniolo come professore, come maestro, come insegnante sia stato determinante perché ha costruito pace, ha costruito lavoro, ha costruito veramente una prospettiva di attualità e di progresso che oggi è non scontata, perché quelle parole scritte nell'Ottocento oggi sono di un'attualità assoluta. Quindi riscoprire questa persona, portare avanti questo lavoro che state facendo è una cosa che ci riempie di orgoglio, ma soprattutto che ha un valore nazionale e internazionale assoluto. Grazie a tutti. Grazie, grazie al sindaco Soldan, grazie per questo anche contributo effettivo, concreto a questa nostra iniziativa che fa seguito a tante altre modalità, ecco, di sostegno, penso anche a tutti i temi legati al premio Toniolo di cui l'amministrazione comunale di Pieve di Soligo è sicuramente portatrice. Grazie davvero. La parola ora a Bruno Desidera, che rappresenta questa sera la diocesi di Treviso, il settimanale diocesano La Vita del Popolo e anche il Comitato Nazionale per la Canonizzazione del Beato Toniolo. È importante, capite, nel senso della rete, anche questa costruzione di evento insieme, diocesi di Vittorio Veneto e diocesi di Treviso. La parola a Bruno, grazie. Buonasera a tutti, sono molto contento di salutare a nome del nostro Vescovo Michele Tomasi, che è impegnato, credo anche come il vostro, in un ritiro di Quaresima di tutta la Conferenza Episcopale Triveneta, per cui non ha potuto essere qui, e appunto mi ha incaricato di portare i vostri saluti, i suoi saluti a tutti voi, in particolare a Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, che saluto anch'io personalmente con tanto affetto, e ai relatori di questa serata e a tutti voi. Noi siamo molto contenti di poter collaborare a questa iniziativa. Ci siamo chiesti, quando appunto c'era stata questa possibilità di presentare il libro, se farlo magari in due momenti distinti o vista la vicinanza,
se farlo insieme. Pieve di Soligo, tra l'altro, è appunto un centro promotore di tante iniziative su Toniolo. Noi siamo un pochino invidiosi, devo dire, della vivacità e della passione che c'è a Pieve di Soligo su il Beato Toniolo. Oggi però un pochino ci prendiamo anche noi, insomma, la festa, perché oggi è un po' il compleanno di Toniolo, il 7 marzo, e Toniolo è nato appunto a Treviso, in piazza Sant'Andrea, il punto più alto, diciamo, di Treviso, e qui c'è la tomba, no, il corpo del Beato Toniolo, a Sant'Andrea c'è invece il fonte battesimale, quindi abbiamo questo legame forte che cerchiamo di coltivare sempre di più. Questa sera poi siamo presenti in vari soggetti che collaborano appunto in rete a rendere vivo e attuale il pensiero di Giuseppe Toniolo. Per esempio abbiamo appunto le due diocesi, l'altra diocesi molto legata a quella di Pisa, dove Toniolo ha vissuto a lungo e dove poi è morto, e abbiamo i rappresentanti in questo caso locali dell'Azione Cattolica, il rappresentante della casa editrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ecco, questi mondi, anche assieme ad altri, ma soprattutto questi, le diocesi, l'Azione Cattolica, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno dato vita nel 2000 al comitato che allora era per la beatificazione. Evidentemente il comitato ha lavorato bene, anche se il merito evidentemente della beatificazione non è del comitato ma del buon Dio e di evidentemente delle opere e delle virtù di Giuseppe Toniolo. E quindi ora il comitato è evidentemente impegnato a diffondere la conoscenza, anche la devozione e la spiritualità di Giuseppe Toniolo in vista di una auspicata canonizzazione. Penso che in quest'opera il libro di Monsignor Sorrentino sia veramente uno strumento potente, uno strumento importante proprio per dare impulso al dibattito culturale e contemporaneamente anche a valorizzare la peculiare santità di Giuseppe Toniolo. E il fatto che Toniolo sia stato un profeta, come un pochino accenna nel suo libro Monsignor Sorrentino, insomma la testimonianza è quella che il fatto che oggi degli insigni rappresentanti del mondo economico, culturale, sociale sono qui appunto a discutere sulla centralità della persona nell'economia, seguendo proprio le intuizioni di Toniolo. Ecco, a me pare che Toniolo è stato davvero un profeta nel mettere al centro la persona, sia stato un profeta nell'individuare, nell'usare la parola. Mi colpiva prima in quel piccolo brano che leggeva Monsignor Sorrentino, la parola fraternità che oggi in modo accorato pronuncia Papa Francesco, e appunto era una parola che aveva ben presente, e Toniolo è sempre stato un uomo di speranza, e penso che di questa speranza ben fondata abbiamo davvero tanto bisogno. Quindi grazie a tutti per questo bel incontro. Grazie a Bruno Desidera. È stata citata la parrocchia di Pieve di Soligo, ringraziamo e salutiamo Monsignor Nadal, l'arciprete. C'è stata prima la messa insieme a Don Luca Soldan, c'è stata prima la messa in Duomo presieduta da Don Andrea Forest, che porta il suo saluto, delegato per la pastorale sociale, e tra l'altro la pastorale sociale figura tra i soggetti con i quali si è collaborato per questo evento, insieme alla rete Vite Illustri Pieve di Soligo e ai promotori del premio Giuseppe Toniolo. Vi invito sin da ora anche a ritirare il Deppian di quest'anno, una cultura cristianamente ispirata al servizio dell'Italia e dell'Europa per il bene comune, è il tema di quest'anno. Vi ricordo le candidature entro il 31 luglio prossimo. Abbiamo citato, ringrazio appunto Bruno Desidera, la casa editrice Vita e Pensiero, e tra l'altro vincitrice del premio Giuseppe Toniolo 2021. Abbiamo un video messaggio di Aurelio Mottola, che è il direttore appunto della direttore editoriale della casa editrice, per questa occasione, quindi diamo a lui la parola in questo momento. Grazie. Un saluto davvero cordiale a voi che partecipate a questo incontro dal titolo significativo La persona al centro dell'economia. L'espressione è tutt'altro che retorica. Sintetizza infatti
un compito decisivo che ci attende, ora che stiamo misurando i danni umani, sociali e ambientali della stagione del turbocapitalismo neoliberista. Per poter pensare e realizzare questo compito, il radicamento nella nostra tradizione di un cattolicesimo attento a declinare in concreto il primato della persona rispetto ai meccanismi dell'economia è davvero indispensabile. E in questa cornice si colloca l'attenzione di Vita e Pensiero alla figura di Giuseppe Toniolo, un'attenzione che si è espressa dapprima nella pubblicazione degli atti di due convegni dedicati a Toniolo stesso e da ultimo nel volume presentato questa sera, opera di Monsignor Sorrentino, che per la prima volta illustra il pensiero dell'economista veneto in modo sistematico, colmando così un vuoto editoriale di cui si fa fatica a cogliere le ragioni. Sono grato all'autore per questo suo lavoro, che testimonia una singolare affezione per il Beato Toniolo all'interno della più generale cornice di una spiccata sensibilità sociale. E vorrei esprimere la mia gratitudine anche all'Istituto Beato Toniolo, Le Vie dei Santi, per il premio conferito a Vita e Pensiero l'anno scorso. Un premio apprezzatissimo, anche perché concomitante con l'anno centenario dell'Università Cattolica. Considero questo riconoscimento di ottimo auspicio per l'Ateneo dei Cattolici Italiani, il cui pensiero economico e il cui insegnamento sempre si sono sviluppati nel solco dell'Alto Magistero di Toniolo. Grazie. Grazie. Grazie a Aurelio Mottola. Questo messaggio che arriva direttamente, guarda caso, nell'anno del centenario dell'Università Cattolica, il cui istituto superiore, l'Istituto di Studi Superiori, è proprio intitolato Giuseppe Toniolo, che è stato l'anima, colui che l'ha pensata e che quindi è rimasto, come dire, nel punto di riferimento anche nella denominazione dell'Università Cattolica. Quindi per noi è davvero un messaggio di grande valenza, di grande significato. Voglio anche, visto che parliamo di Milano, salutare gli amici che da varie parti d'Italia adesso sono collegate con, grazie alla Tenda TV, a questa diretta che poi evidentemente potrà essere poi riguardata, riproposta anche nei prossimi giorni. Quindi grazie di nuovo davvero alla Tenda TV per questa occasione, per questo servizio. Cominciamo, siamo nei tempi. Lorenzo Bruniera, economia umana, questa sera in particolare declinata sul tema della cooperazione. Un rappresentante, Latteria di Soligo, statuti firmati anche da Giuseppe Toniolo, prossimo anno 140 anni di vita, una straordinaria esperienza cooperativa dell'Alta Marca, il pensiero del Presidente Bruniera in questo momento qua. Io riguardo e risaluto anche altre espressioni cooperative che sono qui presenti con noi, la cooperativa Toniolo di Conscia di Casale, la cooperativa Insieme si può con la sua presidente Raffaella Daros, il presidente Marcello Criveller, la Banca di Credito Cooperativo dei Prealpi, tutte le realtà che sono in qualche modo collegate significativamente dentro questa prospettiva. Prego, la parola al Presidente Bruniera. Grazie Marco, è un'iniziativa veramente bella. Saluto il Monsignor Sorrentino, che ho letto qualcosa di quello che dei messaggi che arrivano e credo che abbia colto veramente nel segno. Vorrei iniziare così intanto saluto qui i sacerdoti e i religiosi di questo territorio che stimo molto, no? E vi ringrazio naturalmente tutti quelli che questa sera autorità che sono qui. Allora inizio così, siamo agli inizi del 1883, i fermenti sociali che smuovono l'Europa arrivano anche in Italia, sono gli anni delle grandi decisioni, l'inizio di una nuova era,
la svolta tanto attesa da milioni di persone. In questo clima di tensione, un uomo, l'onorevole avvocato Gaetano Schirati, che già nel passato aveva tenuto alta nel quartiere del Piave la bandiera del progresso sociale ed economico, combattendo dure battaglie per migliorare la vita dei suoi concittadini e degli abitanti dei comuni vicini, avanzò l'idea di costituire fra i produttori di latte di Solio e paesi limitrofi una cooperativa. Raccolse attorno a sé alcuni pionieri della cooperazione, quali Domenico Boschieri, Alessandro De Toffoli, Celeste Dolce, il conte Antonio di Panigai e Bortolo Vedovati, e la stretta collaborazione col grande sociologo cattolico Giuseppe Toniolo. Diede corpo ai suoi pensieri proponendo l'istituzione della società cooperativa Latteria Solio. La proposta fu accolta all'unanimità. Era il 23 maggio 1883. Così recita questo libro dei primi cent'anni, come è iniziata la storia della cooperativa. Gaetano Schirati è il cognato del Giuseppe Toniolo. Sicuramente molto stretti. Il pensiero va sicuramente al Toniolo, che ha scritto lo statuto della cooperativa e che era come la nostra identità, migliorare i prodotti, perché in quegli anni la situazione non era facile e sicuramente non avevano capito che cos'era la pulizia, perché tanti malanni venivano anche da come si mangiava, da come si mungevano le vacche, un po' diciamolo in dialetto, la sporcizia che c'era. E lui ha scritto: fare dei prodotti perfetti, migliorare quello che è il patrimonio genetico del bestiame per dividere gli utili fra i soci. Sostanzialmente quello che ha scritto nello statuto, no, tutt'oggi è qualcosa di perfetto, no? Perché la qualità, l'ambiente, tutto quello che stiamo, la sostenibilità, lui la parte in quel momento e ha scritto questa, la storia come l'ha scritta. La Latteria di Solio ha avuto la fortuna di portarla avanti nei tempi. La cosa che sicuramente ha colpito anche di quello che Sorrentino ha scritto, l'uomo e la tecnologia, la prevaricazione. Oggi è più bravo la tecnologia che l'uomo, sostanzialmente. Questo qualche volta a me dà fastidio di per sé. Tecnologia dovrebbe aiutare l'uomo, ma sicuramente non prevaricarlo. E sicuramente l'uomo ci ha insegnato a noi la solidarietà, perché quando questo statuto e questa cooperativa ha iniziato la sua storia, raccoglievano circa 4.400 quintali di latte all'anno. Che era una cifra abbastanza irrisoria. Oggi la Latteria del Solio ne fa più di 1 milione di quintali di latte raccolto nei vari territori e varie province, naturalmente non so, perché questo territorio è più facile raccogliere 1 milione di quintali di prosecco che di latte. Però sostanzialmente il seme che lui ha messo, questa cooperativa ha continuato. Le difficoltà durante la storia della latteria sono state tante. Due guerre mondiali in cui le descrive veramente, è stata descritta veramente da chi anche ha scritto la storia, specialmente la seconda guerra mondiale, qualcosa di devastante. All'inizio erano un certo numero di vacche, alla fine ce n'erano qui nel territorio 52, era un qualcosa che è stato veramente una distruzione complessiva. Quello che sicuramente mi porto dietro e che ha insegnato, e leggendo la storia della cooperativa, momenti difficili, come un momento difficile è stato anche quando la latteria ha preso fuoco. E sicuramente è stato un momento di grande difficoltà quello, e in quel momento il cavalier di Gran Croce Spina e chi era attorno hanno saputo comunque fare quadrato e risollevarsi. Ho dovuto anch'io in un certo momento raccogliere con difficoltà una certa situazione che nel 96 è stato Spina che è riuscito a riprendere la situazione, però era molto scollamento. Poi abbiamo ripreso nel 1999, la situazione era molto difficile con perdita di bilancio. Vi dico che sostanzialmente vengo da una famiglia cattolica, no?
ho un quadro del Beato Toniolo nella parete, e quando sono entrato le prime volte, che capivo anche poco del latte, sapevo che cos'era il latte perché è un allevamento di 300 vacche, ma come si doveva amministrare sicuramente la cooperativa avevo delle difficoltà. In quel momento l'ho guardato e gli ho detto: siamo arrivati fino a oggi, mi dai una mano? E così sono partito, no? E effettivamente le cose, no, sono volte nel modo giusto. Credetemi che in questo momento ho una difficoltà enorme, abbiamo una difficoltà enorme con quelli che sono questa guerra che ha portato una devastazione in quei paesi, perché è una tristezza vedere queste famiglie, i bambini, sono nonno come tanti di voi e via dicendo, vedere queste sofferenze, dover abbandonare le case, quando, cioè, mi immagino di dover prendere e dover abbandonare la casa, dover abbandonare un qualcosa di caldo, un pasto caldo, via dicendo, per fuggire a quello che è la guerra. Io credo che sia qualcosa di devastante e non ho parole per dire come si può arrivare a tanto. Però tutto questo ha portato anche a un qualche cosa che l'economia non riesce più a reggere, e questo naturalmente vale per le energie, qualsiasi tipo di energia che può essere, dall'energia elettrica all'energia termica, ma le energie anche del grano, del mais, della soia, di tutta la parte che può essere il burro, la parte grassa, è tutto che schizza fuori, che fa dei numeri che non riusciamo a capire. Questo momento Toniolo quella volta ha preso assieme a Schirati, ha messo questi allevatori attorno a questa tavola e hanno formato la cooperativa, arrivando fino a un numero addirittura di 3.200 soci, che era tutto il territorio, ogni persona di questo territorio aveva una vacca, e naturalmente era quella che gli permetteva, dico una, due, tre, che gli permetteva di sopravvivere. Non c'erano i frighi, non c'era la luce elettrica in quei momenti lì, che poteva dare energia durante l'inverno, era soltanto, era proprio la vacca che faceva un po' di caldo e di naturalmente latte. Detto questo, ci troviamo oggi in una situazione molto difficile all'interno sia della cooperativa per quanto riguarda energie, ma anche per gli allevatori. In questo momento gli allevatori sono messi a dura prova, e io penso che pochi ce la faranno a sopravvivere a questa crisi se tutto questo dura i prossimi sei mesi. A me piange il cuore dover dire alla grande distribuzione, che in questo momento fa quadrato, non si aumentano i listini, perché dobbiamo difendere il consumatore. Questo è vero, perché tra luce elettrica, energia termica, gas o quant'altro, vediamo delle difficoltà nelle famiglie, e la paga sempre più debole, sempre quello che ha meno possibilità. Però in questo momento un allevatore si trova a dover affrontare una situazione che mi vengono e mi dicono: Presidente, io credo che l'ultimo venerdì sera, io credo che dovrò, nel giro di due mesi dovrò chiudere. E il mais da 18 euro a 34 euro oggi l'ho scaricato io a casa mia, la soia ha superato i 60 euro al quintale, le energie, che basta soltanto parlare di energia elettrica, noi ne abbiamo bisogno nei nostri allevamenti, è aumentata del doppio. Ma vorrei farvi questo tipo di esempio, no? Lo potrei fare in su, ma ve lo faccio in giù. Il latte normalmente è stato pagato 39 centesimi, 38, 39 centesimi. Le energie elettriche sono passate da un euro e mezzo, da un centesimo e mezzo per litro di latte, a 4 centesimi e mezzo, 3 centesimi in più. Questo era ancora a dicembre, perché adesso le cose sono aumentate, 3 centesimi. Perciò 39 meno 3, 36. Tutta la parte energetica che diamo da mangiare ai nostri animali è sono aumentati di circa 2 euro per capo giorno a vacca, che vi faccio, non vi tengo raccontandovi tutta la storia. Una vacca fa 32 litri di latte, 32 litri diviso i 2 euro uguale 6 centesimi e 25. Da 36 centesimi gli togliono altri 6 centesimi, arriva a 30 centesimi. Pensate che nel 2020 un agricoltore possa mungere le vacche per 30 centesimi? C'è qualcosa che non funziona. Io sono su quello che sta succedendo esternamente. Avrei pensato che lo Stato avesse intervenuto su quello che poteva essere almeno l'energia elettrica di chi fa pane,
pesce. Sappiamo tutti che i pescatori questa settimana faranno sciopero, non andranno a pescare, perché non ce la fanno andare fuori con le barche per il costo. I miei raccoglitori del latte stasera mi hanno detto in tutti che vogliono un incontro con me, perché dal gasolio a 1.250 a 2 euro, a 1.800, 1.900, quello che sono via dicendo, non ce la facciamo. E la mia domanda è, gli toglio ancora soldi ai produttori? La domanda che mi pongo è una oggi, e spero che dopo il beato Toniolo mi dia la forza di trovare delle decisioni. Devo far morire gli allevatori non dandogli il loro dovuto? Cioè, in teoria, muoio senza latte, o è meglio che muoia perché tento di aumentare il latte e che poi non me lo raccolgono neanche? Perché la grande distribuzione sul latte sa una cosa, che il mio indiano questa sera monta le vacche, domani mattina munge le vacche, è costretto a consegnare il latte poi domani mattina, perciò il latte ci sarà per un periodo di tempo. Nel momento in cui, e che in questa zona lo dimostra, di allevamenti ce ne sono pochi, sono rimasti 2-3 allevamenti in tutto il territorio, un po' verso, come mia madre mi diceva, la Bassa, dove abito io a Fontanelle, pensate che chiamava la Bassa, no? Io non mi pare di essere molto basso a Fontanelle. E però laggiù in fondo, sì, quando siamo laggiù, no? E c'è qualche allevamento in più, però gli allevamenti non ce la fanno più, devono chiudere, chiuderanno. Questo è un po' per farvi capire la situazione. Io penso una cosa, che un popolo non può immaginare di poter andare avanti senza energie, che può essere il gas, che può essere le rinnovabili in questo momento, che può essere da quello che è il gasolio, nafta o quant'altro, ma non può neanche permettersi il lusso di andare, di poter non avere il mangiare, non avere il latte, non avere le verdure, non avere la carne, perché vuol dire a quel punto lì di essere un popolo senza futuro se continuiamo su questa strada. Io credo che un popolo che si voglia far rispettare e che possa avere anche del turismo, dei prodotti del territorio molto importanti, deve prodursi i propri prodotti. Lo Stato dovrebbe essere stato attento di aver cercato di dare un aiuto sulla parte sicuramente elettrica agli allevatori. Per quanto riguarda naturalmente mais e grano è più difficile, però sappiamo che il pane è aumentato, tutto è aumentato, e che naturalmente, e questa è la richiesta alla grande distribuzione, e un po' tutti, ci fa male il cuore dover parlare di aumenti, ma se non ci sono gli aumenti i nostri allevatori chiudono, se chiudono gli allevatori chiude anche la latteria di Solivo, e su questo chiedo al Toniolo, dammi la forza di continuare. Grazie Presidente Bruniera, un grido drammatico che arriva dalla vitalità piena delle nostre cooperative e da un rappresentante dell'Unione Interprovinciale delle Cooperative, come a dire, se Giuseppe Toniolo interpretava la cooperazione come il fraternato cristiano, questo essere insieme di soci co-imprenditori, quindi dava la prospettiva dello straordinario riscatto di un popolo che cercava di risollevarsi da un'antichissima povertà, dalla miseria, dall'usura, no? Dal latifondo, da tutto quello che c'era. Oggi, dentro la prospettiva dell'economia, Toniolo va rivisitato proprio perché la bontà di questo strumento, la bontà di questa istituzione economica vada preservata, perché è biodiversità, è biodinamicità dentro il complesso. Lo ricordava qui dentro Stefano Zamagni, premio Toniolo 2017, che tra l'altro firma l'introduzione al libro di Monsignor Domenico Sorrentino. Come a dire, la cooperazione come elemento ancora oggi in tanti settori di straordinaria vitalità e di dinamismo economico. Quindi raccogliamo questa forte sollecitazione, questo grido d'allarme che arriva da una esperienza cooperativa che ha quasi 140 anni di storia. Quindi grazie innanzitutto per questa prima testimonianza. Do subito la parola a Massimiliano Paglini, con lui saluto i delegati CILS che sono qua con noi stasera. Davvero siamo stati anche ospiti del loro recente congresso, e credo che nella logica di rete, di comunicazione e di impegno anche sul territorio per la promozione di tanti valori, tante esperienze, davvero sia significativo questo. Il Presidente Bruniera ha citato Fontanelle, saluto il Sindaco Ezio Dan, che è qui con noi stasera,
e giustifico anche Mauro Canal, che è sindaco di Refronto e presidente dell'ufficio di presidenza dell'IPA, e anche Leonio Milan, che è sindaco di Mansuè, che sapete è il paese di origine del nostro nuovo beato, a proposito del beato Tognolo e Via dei Santi, di frate Spessotto, appunto, che è diventato beato, è stato dichiarato beato proprio nei mesi scorsi. La parola a Massimiliano Faglini. Grazie, buonasera a tutti. Saluto anch'io Monsignor Sorrentino. Avevo avuto modo di incontrarlo l'estate scorsa in un evento che era stato fatto qui a Pieve di Soligo. Sì, quello che mi ha fatto riflettere mentre leggevo il libro, per cui ringrazio ancora di più il Monsignor Sorrentino per il lavoro che ha fatto, perché è veramente una guida rispetto a quello che è il pensiero di Toniolo, una sintesi del pensiero di Toniolo. Mi colpiva mentre leggevo il libro le similitudini che ho riscontrato rispetto a quello che sono stati i temi che noi come CISL abbiamo posto al congresso che si è celebrato un mese fa. Tra l'altro un mese fa non si parlava ancora, la guerra ancora sembrava molto lontana, quindi c'erano già tutti i problemi che lo sviluppo economico, questo progresso scellerato senza regole ha prodotto nell'economia dei nostri territori, nell'economia del paese e a livello globale. C'erano già tutti gli elementi, la guerra amplifica ancora di più, erano stati amplificati dalla pandemia e la guerra li amplifica ancora di più. E nel leggere il libro di Monsignor Sorrentino, Il pensiero di Toniolo, le similitudini, i riferimenti storici di un pensiero che è stato scritto più di 100 anni fa mi hanno inquietato, perché quello che mi è venuto da riflettere è che la storia non ci insegna mai nulla. Parto proprio dalla mozione finale del nostro congresso per farvi capire quali erano le preoccupazioni che già vivevamo noi come mondo del lavoro e mondo dei pensionati, perché noi rappresentiamo sia i lavoratori attivi che i pensionati, quello che noi scrivevamo nella introduzione alla mozione finale è che questo modello di sviluppo deve essere rivisto e deve essere coniugato a umanità e sostenibilità. E lo abbiamo fatto partendo proprio dalla vita vissuta delle nostre persone che rappresentiamo negli ambienti di lavoro e negli ambienti di lavoro privati e pubblici e tra i pensionati. Perché quello che emerge dopo una pandemia devastante, che ha solo accelerato dei processi in corso, emerge che siamo in un tempo brevissimo, si stanno condensando tutte le mancate scelte o gli errori che sono stati fatti in 70 anni, 100 anni di sviluppo dell'economia. A partire dalla sbagliata distribuzione della ricchezza, a partire dalle politiche della crescita, le politiche energetiche, una situazione che però poi si traduce in problemi reali dei lavoratori, problemi reali dei pensionati, che la vicenda dell'aumento dell'energia e delle materie prime di cui stiamo vedendo solo la parte iniziale del fenomeno, perché le bollette che stanno arrivando a casa in questi giorni, le bollette, le tariffe energetiche, le fatture energetiche che arrivano alle imprese, sono tariffe e bollette riferite al periodo pre-conflitto, ci dicono che forse abbiamo sbagliato qualcosa come sistema economico, sistema sociale e sistema di sviluppo del paese, in generale della nostra società. E il Toniolo su questo ci aiuta, perché il Toniolo definisce quella che dovrebbe essere per tutti una missione, che è quella della costruzione della casa comune, l'oikos, l'economia, l'oikos e la nomos, quindi la casa comune e le leggi. Se però noi andiamo a vedere anche rispetto alle scelte che poi sono state fatte sia in termini di politiche economiche e politiche sociali, noi vediamo un paese che ha
il nostro paese ha una mancata crescita dei salari, del potere d'acquisto dei salari, che lo classifica all'ultimo posto nei paesi OCSE. Tra tutti i paesi OCSE all'ultimo posto, l'unico in 30 anni che non vede crescere i salari, anzi vede perdere il potere d'acquisto del 3%. Sopra di noi sta solo la Spagna, che invece cresce del 6% in 30 anni. I paesi che sono cresciuti di più in questi 30 anni sono i paesi baltici, la Lituania, la Lettonia, ma poi la Germania 30%, quindi un 1% all'anno e via dicendo. Poi andiamo a vedere la situazione dell'occupazione, ed è vero che c'è stata una ripresa in questo ultimo periodo legata anche a una ripresa economica di rimbalzo rispetto al calo del PIL pesantissimo di 9 punti durante il periodo della pandemia. Però ci troviamo con giovani che non lavorano. In Veneto ci sono 105.000 NEET, che sono giovani under 30, quindi sotto i 30 anni, che non sono inseriti né in percorsi di studio né in percorsi lavorativi. A Treviso sono 19.000, a Belluno sono 4.000. Però poi abbiamo le imprese che dall'altra parte ci chiedono la manodopera, chiedono occupazione, chiedono che ci sia la capacità del sistema scolastico di preparare competenze, di preparare professioni. Quindi, tutto questo per dire che cosa? Per dire che noi siamo di fronte a un bivio. Il modello di sviluppo, dicevo, ha fallito così come è stato costruito. Il modello di sviluppo inteso in senso capitalistico stretto, in cui prevale solo la logica del profitto e non la logica della calmierazione sociale del profitto. Io vengo da una. Io sono dipendente ero dipendente di Veneto Banca, ero responsabile della CISL, del gruppo Veneto Banca, e come categoria di bancari predicavamo 20 anni fa che c'era bisogno della responsabilità sociale dell'impresa. Perché dico questo? Perché racconto una vicenda proprio di oggi pomeriggio. Mi ha chiamato un giornalista rispetto a un'impresa che ha annunciato, una grande impresa del territorio che ha una dimensione nazionale, che ha annunciato di voler chiudere, di voler bloccare la produzione per i costi dell'energia e che quindi metterà i lavoratori in cassa integrazione. Ora, a me sono concesso che questo sia possibile, perché la cassa integrazione si può utilizzare nel caso di calo di attività e non per carenza di energia. Io credo che in questo momento ci sia bisogno di recuperare il valore che ben definisce Toniolo nel suo pensiero, che è il valore del lavoro inteso come la capacità di tutti i soggetti economici, sociali che compongono una comunità di fare comunità, di fare coesione. E nel caso specifico dell'impresa, il giornalista, io ho dichiarato che anziché la logica del profitto, in una fase così particolare, nell'attesa di vedere le prospettive di sviluppo del fenomeno del costo dell'energia, forse gli imprenditori, lo dico nell'ottica anche di una presenza, di una partecipazione alla vita sociale della comunità, credo che bisognerebbe in questo momento mettere da parte solo la logica del profitto e far lavorare le aziende. A me sono concesso, come diceva chi mi ha preceduto, che stiano in piedi le aziende, perché le aziende molto piccole difficilmente staranno in piedi. Però ci sono aziende grosse che dovrebbero comunque provare a tenere il mercato. Perché? Perché se non passiamo la nottata, come qualcuno dice, il rischio è veramente che ci sia davanti a noi l'imponderabile tracollo del sistema economico, senza voler essere troppo pessimisti. Però anche qui, sempre con la stessa chiarezza e la stessa franchezza, ci dobbiamo dire che gli errori sono stati fatti, le politiche energetiche sono una delle grandi assenti delle politiche economiche del Paese, così come le politiche industriali, così come la capacità di ripensare le filiere. La pandemia ci ha dato una grande occasione, che è stata quella di riporre al centro il territorio, la prossimità. Ora ci sono tematiche che vengono avanti anche per quanto riguarda le decisioni sono state assunte dal governo, dal legislatore, delle cosiddette comunità energetiche, ma non è solo quello. Io credo che le comunità debbano riportare al centro la persona, debbano riportare al centro il valore del lavoro inteso come la capacità di essere
essere umano, perché lavoro, perché esercito una professione, perché esercito un'attività. E per fare questo credo che ci sia bisogno proprio di ripensare, quindi assieme alle categorie delle associazioni imprenditoriali, alle categorie economiche, a tutti gli agenti sociali che stanno sul territorio, noi dobbiamo ripensare, cogliere questa occasione, sempre con la speranza che non succeda l'imponderabile, per ripensare la concezione del modello economico, il modello di sviluppo, a partire dalla prossimità. Il Toniolo l'aveva ben definita, delineata e codificata con il concetto di cooperativa e con il concetto di credito di prossimità. Anche su quello abbiamo perso una grande occasione, guardo i colleghi della Banca del Credito, di Credito Cooperativo delle Prealpi. Abbiamo perso delle grandi opportunità quando c'è stata la possibilità di riformare il sistema bancario. Le banche popolari e le banche di credito cooperativo avevano il loro valore più forte, più pregnante, nella capacità di essere a servizio del territorio. Quando c'è stata la distorsione del profitto solo finalizzato alla remunerazione dei soci, purtroppo i soci sono quelli che ci hanno rimesso, soprattutto nelle banche popolari, ma di una cerchia ristretta di beneficiari che purtroppo finivano per essere vicini a gruppi voglio dire politici, ma non voglio generare incidenti di percorso, ma comunque a chi non aveva necessità o chi non aveva la capacità di restituire il credito, si è generato quel mostro che sono state le vicende delle banche popolari. Quindi la necessità di recuperare la dimensione della prossimità, la dimensione delle reti territoriali, la dimensione del locale, non l'abbiamo definito così nel nostro congresso, ma proprio perché la pandemia che ci dice che non funziona più la globalizzazione intesa come distribuzione di prodotti a livello su scala mondiale, le vicende del canale di Suez e del blocco che c'è stato delle merci è emblematico rispetto a un modello di sviluppo che non funziona. Ma su questo credo che ci sia la necessità di, per questo riprendere il pensiero di Toniolo, perché abbiamo di fronte a noi un orizzonte, al di là della questione energetica, della questione delle materie prime, un orizzonte di grandi rischi che il professor Pievani, il professore di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, che è un evoluzionista, sostiene che la specie umana è prossima all'estinzione di massa. Noi stiamo nell'era dell'antropocene, che non è altro che un'era geologica che per la prima volta si potrebbe determinare l'estinzione di massa della specie dominante per effetto dell'intervento della specie stessa. Le altre estinzioni di massa sono avvenute per cause naturali. E questo, il fatto che il Toniolo parlasse di questa tematica della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico, le parlasse 100+ anni fa, in un contesto economico industriale completamente diverso rispetto a quello che stiamo vivendo, credo che la dica lunga su quali siano le priorità sulle quali tutti assieme alle comunità, la nostra società, il mondo del lavoro, dell'impresa e delle parti sociali debba lavorare per poter provare a scavallare questo momento difficilissimo e far sì che ci possa essere una ripartenza, una ricrescita, una nuova modalità con cui si possa stare assieme, avere relazioni e poter distribuire equamente la ricchezza. Grazie. Grazie a Massimiliano Paglini. Il sindacato, corpo intermedio, sapete che Toniolo le ha sempre esaltati, la prospettiva che c'è è quella di essere, come più di sempre, dentro il territorio, dentro il tema della prossimità, la capacità di leggere i bisogni e di mettersi dentro una prospettiva che comunque segni un'inversione di tendenza rispetto alle occasioni perdute del passato, rispetto a un nuovo sistema economico anche più giusto e più equilibrato di cui parlava giustamente Paglini. Do la parola adesso a Mario Pozza, appunto Presidente
di Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti e Presidente della Camera del Veneto, consentitemi, visto che la sua storia è di Confartigianato, di salutare e ringraziare molto Severino Dalbò, Alan Paul, Granzotto e Dallava, vicepresidenti di Confartigianato Conegliano. Con loro c'è Vendemiano Sartor, giunta esecutiva nazionale di imprese Confartigianato, Antonio Tolotto, e che rappresentano appunto questo mondo vitalissimo, certamente alle prese con grandi sfide, che però sono qui a testimoniare anche il senso di questa nostra collaborazione. Un saluto anche a Pietrangelo Petenò, già consigliere regionale del Veneto. Grazie. La parola a Mario Pozzi. Grazie Marco, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Lei innanzitutto un particolare saluto a Sua Eccellenza a Monsignor Sorrentino. Grazie per l'invito e mi hai ricordato la mia storia un po' anche, no? Comunque sono sempre uomo di Confartigianato perché faccio parte attualmente della Giunta Nazionale di Confartigianato con delega alle Camere di Commercio, visto il ruolo che ho. Visto i miei trascorsi, non è la prima volta che si parla di economia, che si parla della nostra terra e che si parla del Doniolo. 120.000 imprese tra Treviso e Belluno, perché la Camera di Commercio di Treviso e Belluno ha queste due province, Treviso, Belluno, Dolomiti, bellezza di fare impresa, la bellezza del territorio e la bellezza di fare impresa in un territorio come il nostro. Perché dico questo? Perché voi potete immaginare convegni, testimonianze, nel ruolo che ho, ne faccio tante, e anche nel ruolo che ho avuto da presidente di un'associazione come la Confartigianato, un'associazione radicata nel territorio, molto vicina al territorio, perché non è un'associazione verticale, ma è un'associazione che ha una sua autonomia nei territori. Io lo dico sempre, il federalismo non l'ha inventato la Lega, ma il federalismo l'ha inventato la Confartigianato, il mondo dell'artigianato. E questo perché? Perché un territorio come il nostro non può essere diversamente e non può avere questi numeri, dove esporta 18 miliardi, della produzione trevigiana vanno all'estero assieme a quelle bellunese. Sono 15 per Treviso e 3 circa per Belluno. Quindi è un territorio che ha una sua vocazione, che ha una sua storia di piccole imprese, di microimprese, anche di grandi imprese cresciute. Ma però da dov'è che nasce questo humus? Nasce proprio da cosa? Dal Toniolo. Perché dico questo? Perché qui da noi, la testimonianza, i documenti, i libri parlano chiaro, è diventato quello che è adesso, protagonista dell'economia nazionale, grazie alla nostra specificità. Nelle relazioni, nel modo di lavorare, che direi è un vanto per noi, ed è anche un obbligo, nel senso che bisogna mantenere questo trend di crescita, questo trend di valori. Perché ci sono tanti valori all'interno della nostra impresa. Perché non è sempre quel nord-est che dicono che pensa solo al denaro. Proprio in queste ore Marco Zennaro sta per lasciare il Sudan. Imprenditore da un anno incarcerato, che ha vissuto la carcerazione in 20 metri quadri, con 60 persone dentro, con un'igiene che vi lascio immaginare, e siamo riusciti a dare una mano alla famiglia proprio grazie a un'azione che Union Camera ha messo in campo e che le associazioni di categoria hanno sostenuto finanziariamente. E anche non solo le associazioni. La sua impresa non era iscritta a nessuna associazione, però nonostante questo abbiamo trovato i 200.000 euro, anche di più addirittura, per poter versare come cauzione perché possa ritornare in Italia e nelle prossime ore prenderà l'aereo. Quindi doveva essere una notizia riservata, ma il padre, preso dalla gioia, l'ha resa pubblica, perché c'è ancora qualche piccolo passaggio, ma le agenzie di stampa l'hanno già riportato
e quindi anche questo è un tema che può essere oggetto del dibattito di questa sera, degli interventi di questa sera. Ma non è solo questo. Prima il segretario Pagliarini ha citato, no? Il contesto, le relazioni tra le istituzioni. Noi a Treviso abbiamo un osservatorio economico da oltre 23 anni, saranno quasi 25, concedetemi qualche errore. L'osservatorio economico non è altro che cosa? Uno strumento per poter leggere il territorio e sviluppare delle azioni a sostegno del territorio. Come intendo il territorio? Non intendo solo l'impresa, intendo anche chi c'è all'interno dell'impresa. Ed è composto da chi? Dalle associazioni di categoria, Camera di Commercio, sindacato, ufficio scolastico, INPS, INAIL, e questo è unico in Italia. Pensate voi, non c'è un esempio simile a quello di Treviso, che studia le dinamiche e lo sviluppo dell'economia e che le mette a disposizione, ovviamente, dei soggetti, associazioni di categoria, istituzioni, sindacato, per far sì che si facciano azioni nel territorio per sostenere, per portare avanti quelle istanze, quello sviluppo che un territorio come il nostro ha bisogno. Quindi questa capacità di relazioni e di vivere, perché chi ha un ruolo come me, come gli amici che sono su questo palco, hanno una loro vita professionale, imprenditoriale, e che questa la trasmettiamo ognuno per il proprio ruolo e per i propri ambiti, no? E quindi la viviamo, io vivo la vita di impresa, perché oltre che essere Presidente della Camera ho la mia impresa, ho la mia famiglia, ho la mia vita personale, ho le mie attività. Mi dedico e lo faccio perché mi piace, ma perché mi viene da una cultura che è nata nella famiglia. Io sono l'ottavo di 10 figli, 5 maschi e 3 femmine, e 5 femmine, perdone, e 3 maschi, il più giovane dei maschi. In famiglia siamo tutti imprenditori, famiglia cattolica. Io ho fatto il chierichetto, sono nato, direi, quasi all'ombra della Madonna dei Miracoli, quindi giù, ancora più basso di Fontanelle, proprio alla periferia dell'impero, no? Perché ti dite, dai, io do forma di formaggio. Esatto, no? Ogni tanto lui chiama e dice, manda ai frati un po' di formaggio, sai, perché c'è qualche serata, questo pre-Covid, perché però, insomma, però... E sono nato e sono cresciuto. Mi ricordo che andavo all'asilo e quando si ritornava a casa dall'asilo, pensate, non c'erano pulmini, andavo via all'asilo con mia sorella che lavorava, andava a scuola dalle suore di ricamo, la sarta e via. E mi portava in bicicletta, sapete, una volta c'era la bicicletta da maschio e da femmina, c'era il bastoncino in mezzo, ci si metteva così e via. E quando si ritornava dall'asilo ci si fermava in basilica da fra Erasmo a imparare a fare il chierichetto. Quindi la vita del convento, la vita cattolica, cristiana, insomma l'ho vissuta e l'ho continuata a vivere nel mio percorso formativo. Come presidente di associazione, come consigliere della Fondazione Vantuam, osservatorio economico dell'arcivescovo Crepaldo in Trieste fin qualche anno fa. E questo mio impegno, come ho detto, lo sento dentro e cerco di trasmetterlo nei miei ruoli e nelle mie responsabilità, perché un conto è la responsabilità associativa e un conto è la responsabilità istituzionale di governare un'istituzione come la Camera di Commercio, che ha un compito molto importante, è quello di promuovere l'economia in tutti i suoi aspetti, indipendentemente che un'impresa sia iscritta a un'associazione o non lo sia iscritta. E quindi c'è questa responsabilità, ma c'è anche una sensibilità nelle azioni, nei provvedimenti che noi mettiamo in campo, che è data proprio anche da una sensibilità dovuta alla mia storia professionale e imprenditoriale. Come dicevo, un territorio importantissimo,
sotto tutti gli aspetti, un territorio che ha dato tantissimo al nostro paese e che continua a dare, ma non solo in termini economici, anche in termini di presenza e di, come possiamo dire, di umanità, di sensibilità all'interno dell'impresa. Non dimentichiamoci che nella crisi tra il 2008 e il 2018 in Italia, in Veneto e soprattutto nella nostra provincia abbiamo dato un contributo in vite umane di imprenditori che si sono tolti la vita perché non avevano i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti o i contributi. Non dimentichiamoci di questo. Perché quell'imprenditore che si è tolto la vita non aveva il coraggio di guardare il suo collaboratore che al di fuori dell'impresa magari era il suo capo nel volontariato, oppure era il padrino, oppure il figlio lavorava nella sua azienda. Ecco, questi sono valori. I sociologi dovrebbero studiare meglio questo, riscoprire meglio il Toniolo su questo e questa terra, perché è così. Che prima lo ricordava anche lui, no? Le banche. Intanto io farei leggere un po' di Toniolo che ha responsabilità in banca, che sarebbe, no? Giusto, giusto noi qui ne avremo anche, no? Però non dimentichiamoci che qualche responsabilità qualcuno di noi l'ha avuta anche in queste banche. Perché queste banche sì erano governate da amministratori, ma c'erano anche nostri imprenditori. C'erano anche nostri imprenditori che hanno confuso il guadagno dell'azienda col guadagno delle azioni. E il conto l'abbiamo pagato tutti su questo. Non dobbiamo dimenticarcelo, bisogna ricordarsi da come eravamo. Tra poco vedremo un filmato, qualche minuto dura il filmato, ma quelle testimonianze che noi avremo le hanno avute i nostri genitori, i miei cugini che sono stati in Australia, che sono stati in Belgio, di come si sente quando si è fuori da una terra che non è la tua, l'accoglienza. Ecco, questi sono valori che noi dobbiamo riprendere, dobbiamo conservare e portare avanti. Allora dicevo del mio impegno, ho trovato una rivista, già è ancora, è del 1996, Conferenza Episcopale Italiana, terzo convegno ecclesiale, l'impresa artigiana e libero mercato. Io ho portato una testimonianza e vi leggo le ultime quattro righe. Voglio concludere questa mia testimonianza con alcune riflessioni sul ruolo della famiglia. Nel mio caso mi ha dato la carica propulsiva, lo stimolo per resistere nei momenti più duri, la fiducia di avere un posto dove trovare un sostegno sicuro e la certezza di avere qualcuno su cui contare, ma soprattutto la fede che mia madre ha saputo trasmettermi. Mi ha sorretto anche nei momenti più difficili. 1996. Grazie. Vi conoscevate in Nigeria? No. Vi siete conosciute qua? Sì, certo. Sei fortunato o no? Certo che sono fortunato. Perché? Prima cosa per essere in Italia, visto che la mia vita ha cambiato molto. Ecco, noi vogliamo raccontare questo. Storie di capriole. Adesso lavoro, riesco a mandare i soldi alla mia famiglia. Storie di fallimenti e di rinascite. Babbo Luciano nel 1952 era come questi ragazzi, perché è andato in Australia, mio babbo non sapeva l'inglese, non sapeva cosa fare, era andato a cercare fortuna. Quando lui mi raccontava e diceva ho incontrato una persona che mi ha insegnato l'inglese, ho incontrato una persona che mi ha detto guarda che forse là cercano lavoro, ha trovato alcune persone che lo hanno aiutato in una terra sconosciuta. Mi colpisce questa cosa di queste persone che vengono qua e si trovavano come tanti italiani, come per esempio anche il mio babbo, certo. 70 anni fa avevano bisogno di trovare un posto che li accogliesse prima di tutto e poi dopo valorizzasse la voglia di lavorare, certo. Ma è proprio così. Le persone se non lavorano non sperimentano la dignità.
la dignità della propria vita. No, ho imparato come si usare attrezzi di lavoro nel settore logistica, come si guidare carrello tras pallet, e dopo ho trovato un posto di lavoro. Ci hanno accolto, ci hanno preso come loro figli e ci hanno dato questa possibilità, un'opportunità di lavorare e di raggiungere ai nostri sogni. Se potremmo usare questo. Bello, bellissimo, raggiungere i nostri sogni. Quanti ragazzi avete? Guarda, da gennaio a giugno abbiamo inserito al lavoro, formato inserito al lavoro, più di 100 ragazzi. Che cosa fai qui in Italia? Io faccio picchi. Sono uno di 15 personale che fa automazione nel magazzino di Barilla Pedrignano, nel magazzino automatizzato più grande in tutta Europa, secondo al mondo. Io lavoro come polizia in ospedale. Lavoro qui in number one, logistic. Logistica, fai il magazzino? Faccio magazzinieri, sì. Nella storico di automazione di Barilla, sono il primo straniero e unico. Ma tieni presente che questo progetto ci ha superato. Superato, cioè voi eravate partiti con un'idea. Ci ha superato, invece... perché si sono aggregate altre imprese multinazionali, altre imprese, sì, di produzioni, eccetera, che guardando da fuori questo progetto, questo modello, si sono implicate. E le istituzioni, con quale rapporto avete? Beh, con le associazioni c'è tutto un rapporto anche politico, con il Ministero del Lavoro, con i comuni, per far crescere questo progetto. Il lavoro che faccio oggi non era per i formazioni, per quella base che avevi, capito, non posso, non potevi anche arrivare oggi, anche arrivare qua. Cosa ti piace dell'Italia? La legge. Sì. Perché qua c'è la legge. Italia è un paese bello, che è tranquillo. Qua in Italia ho la libertà per fare quello che io voglio fare. Che vuoi fare? Sì. Cos'è invece il lavoro? È quello che ci hanno insegnato i nostri padri, come tradizione e come educazione. Il lavoro come la possibilità della costruzione. In fin dei conti, il buon Dio ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato una capacità, e questo non usare queste cose qua vuol dire, è come dire, valore, che viene meno il concetto del valore della persona. E a proposito di buon Dio, tra Adamo ed Eva, Dio ha dato una mission alla prima azienda, che è un'azienda di gestione familiare, Adamo ed Eva, e gli dice: questo è il mio giardino, riferito alla terra, custoditelo e coltivatelo. E gli dice tre cose, perché questo è il mio giardino, non è il vostro, è il mio, voi siete dentro, tenetelo bene, rispettate l'ambiente, il green, eccetera, e coltivatelo, cioè trasformatelo, cioè prendete quello che c'è, non solo così per mantenerlo così, ma per migliorarlo. Questa forse può essere la mission di tutti i lavori, no? Vedi, la proprietà di un'azienda non è tanto avere le quote della società, ma custodire un patrimonio, qualcosa che qualcuno ti ha dato e hai avuto la possibilità di mettere in opera, da frutto e migliorarla. Grazie. Next, questo progetto formativo di integrazione, ringrazio anche per questo consiglio e per questa proposta il dottor Romano Tiozzo, segretario generale della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che ha dato anche il senso di questo percorso che sta interessando alcune regioni, ma arriverà anche in Veneto, grazie anche alla Camera di Commercio. E come a dire, quella dimensione valoriale profonda che oggi ha fatto sì che anche il grande tema dell'integrazione abbia trovato sperimentazioni e realizzazioni pratiche molto, molto vere, molto fattibili su questo nostro territorio. Oltre a quella dimensione proprio di attenzione a tutto il tema della cultura d'impresa, che giustamente il Presidente Pozza sottolineava prima. Quindi dico grazie per questa prima tornata, do subito la parola al Vescovo Sorrentino, a Monsignor Domenico Sorrentino, proprio perché ci sia adesso, proprio visto che ci sono state le sottolineature tonioliane nell'attualità, in questi comparti economici in particolare. E prima di questo saluto insieme al dottor Tiozzo, saluto Giuseppe Carlet, che è presidente del GAL, a proposito di collaborazione e di cooperazione, ma visto che abbiamo parlato anche di scuola, il professor Milani e le due dirigenti scolastiche,
Letizia Cavallini e Giuliana Barazzol, di istituti che sono particolarmente importanti e attivi dal punto di vista professionale. Grazie, perché queste loro presenze stasera dicono l'attenzione per il Tognolo, l'attenzione a questa sua produzione anche scientifica. Grazie. Le motivazioni, eccellenza, di questo suo nuovo lavoro e alcune riflessioni brevi su quello che lei ritiene per questa nostra serata. Grazie. Intanto vi dico subito che quanto sentito mi dà grande speranza. Mi dà la speranza che si possa riavviare un percorso di pensiero, e intorno al pensiero di formazione, perché si possa riscoprire l'anima dell'economia. Era la grande preoccupazione del Tognolo. Ed era anche il motivo, ed è stato anche il motivo per cui il Tognolo è stato un grande emarginato. Oggi forse torna il suo tempo. Ha detto bene il professor Zamagni, l'ha scritto, non credo per farmi un complimento, quando ha detto in questa introduzione che Tognolo è stato un grande emarginato perché è stato un grande anticipatore. E io mi sto accorgendo in questi mesi in cui intorno a questo volume si genera una discussione, un interesse, un confronto, che è proprio così. Quando l'editore, lo avete ascoltato, mi chiese un'idea per la figura del Tognolo da mettere in copertina, ne abbiamo poche, alla fine si va sempre su quelle, ma mi permisi di dire, se mi volete fare un piacere, metteteci gli occhi del Tognolo, evidenziate gli occhi del Tognolo, perché ci troviamo di fronte ad un uomo che ha saputo guardare lontano ed è stato messo da parte perché guardava troppo lontano rispetto a chi guardava soltanto il suo naso. Oggi ci ritroviamo a dover fare i conti con lui, e io ho scritto questo libro per consentire, senza scuse, di fare ancora i conti con lui, perché c'era qualche scusa che viaggiava nell'aria anche del mondo cattolico, ma sa, un pensiero, sì, grande Tognolo, ma 100 anni fa, e poi come si studia, opera omnia, 22 volumi, una cosa, insomma, alla fine sì, qualche convegno, qualche economista anche di buona fattura che ha spizzicato qua e là, ha fatto degli approfondimenti anche molto seri, però rimaneva un discorso di nicchia. E io dico, ma come faccio? Ho cominciato questo studio negli anni più giovani, quando avevo anche un po' più di tempo, più di energie, e ho fatto un discorso dal punto di vista teologico, ero un prete, ho fatto un discorso che andava soprattutto sotto gli aspetti o sul versante spirituale, teologico del Tognolo. Non sono un economista, ho fatto gli studi di scienze politiche, un po' di infarinatura, un po' di dottrina sociale. Dico, non è mio compito questo, me lo aspetto da qualche grande studioso di economia, ispirazione cristiana, che torni a parlare del Tognolo. E aspetta, sono passati decenni. Sicché quando è venuto il Covid, questa grossa prova che ancora ci tiene tutti quanti un po' con l'alto là, e quando ci si è detto adesso non vi muovete nemmeno da casa, e nemmeno noi vescovi potevamo muoverci, ho detto questo è il momento, mi sono rimesso tutta l'opera omnia davanti e ho detto ecco, se il Signore vuole, se il Tognolo mi dà una mano, voglio produrre uno strumento che sgombri il campo da questa difficoltà. Una presentazione sistematica del suo pensiero, una presentazione anche antologica, cioè che lo fa molto parlare, per cui chi legge questo libro si ritrova in gran parte nei suoi testi, e una presentazione attualizzante, perché come forse saprete ho avuto l'avventura di essere scelto dal Papa come presidente di questo comitato di un grande percorso di rinnovamento dell'economia affidato ai giovani, che non ha potuto ancora esprimersi in presenza, sta lavorando da 2 anni un po' da remoto,
Icormio Francesco, insieme con il professor Bruni. Quindi mi è capitato in questi 2 anni di avere un po' di sollecitazioni anche di area economica e di esperienze giovanili in ambito economico, sia accademico sia imprenditoriale. E tutto questo mi ha dato la convinzione profonda che Toniolo è stato un vero anticipatore, ma a condizione di leggerlo. Ecco, io vi dico subito una preoccupazione che ho anche dopo aver fatto questa fatica. La preoccupazione è che ancora una volta questo libro si legga così, lo si prende in mano, si dà una scorsa a un tema, a un altro, si legge qualche paginetta. Naturalmente un autore non può pretendere che il suo libro venga studiato come un libro scolastico, ma lo può desiderare non per sé, ma per quello che significa Toniolo. Cioè, se veramente ci si incontra con questo pensiero, si troveranno delle linee ispirative che davvero sono fatte per l'attualità, nonostante che molto del linguaggio, delle semplificazioni, di alcune sensibilità è datato. Io in questo libro non faccio nessuno sconto, perché vuole essere un libro scientifico, un libro che dice tutta la verità, e dunque al punto in cui si tratta di dire questa fronda di questo albero è ingiallita, bisogna dirlo, e io lo dico. Chi legge il libro se ne accorgerà ad ogni piè sospinto, però dico anche: in questo albero sono tante foglie ingiallite che devono cadere, ma c'è un tronco vitale con dei rami e delle fronde verdi e dei frutti che devono essere ancora in qualche maniera gustati. E dunque il mio desiderio è che metto nelle mani di Dio, perché è uno di quei desideri che non possono diventare pretesa, è che qualcuno sia tanto interessato e paziente, perché è un libro ponderoso, è un libro che richiede attenzione e tempo per essere letto, per fare questa avventura, per accorgersi di quanta ispirazione c'è in questo pensiero pur datato, accorgendosi che la domanda che ha fatto uno degli amici presenti lì, che ha parlato, ha detto: dove abbiamo sbagliato, qualche cosa non ha funzionato. Ecco, qui si capisce quello che non ha funzionato, perché Toniolo era l'uomo che poneva il tema dell'economia in termini di totalità e si preoccupava appunto di questo, che non si consolidasse una scienza economica, che allora era ai suoi primordi, non si consolidasse una scienza economica separata da quella che lui chiamava l'enciclopedia delle scienze, e cioè un pensiero totale sull'uomo, sulla vita, sulla storia, un pensiero inclusivo della fede, inclusivo delle relazioni, inclusivo della totalità. L'economia sta dentro un orizzonte, strappala a quell'orizzonte e diventa qualcosa di molto piccino. Quello che ti fa dire alla fine, ecco, è stato bello quello che ho sentito, quello che ti fa guardare all'economia, no? Del profitto in termini di guadagno delle azioni più che di guadagno delle aziende. Ma questo è Toniolo, quando gli diceva: attenti, perché la moneta, la versione monetaria dell'economia ha la sua importanza, perché non si poneva contro il capitale, ma diceva: a condizione che sia l'uomo al centro, e dunque tutto quello che è strumento deve essere strumento, e quando lo strumento prevarica e diventa più grande di chi lo deve adoperare, allora lì bisogna mettere un altro, bisogna dire: adesso basta, non è possibile che si crei un'economia fatta di carta, no? In cui abbiamo visto la grande crisi del 2007-2008, cosa può succedere quando un'economia che non ha più ancoraggio nella realtà, nella ricchezza reale, diventa un'economia di carta, e che alla fine si espone a grandi fracassi, ed espone l'umanità a grandi prove. E allora entrare dentro questo pensiero e coglierne gli elementi generativi è assolutamente importante. Bisognerebbe in qualche maniera, ecco, se voi imprenditori che avete questo senso della totalità investiste in formazione, bisognerebbe dare dei premi a qualche vostro capace cooperatore che se lo legga e lo spieghi magari il volume. Io sono stato in questi mesi
come vi dicevo, al centro di tante presentazioni. Quella che più ho gustato è stata quella che è stata fatta all'Università Cattolica del Sacro Cuore, meno male, con la facoltà di economia, in cui finalmente, la prima volta che mi capita nella presentazione di tanti miei libri, in cui finalmente dei professori si sono incaricati di discuterne dandosi dei compiti. Io spiego questo capitolo, io spiego quest'altro capitolo, lo spiego in termini critici. A nessuno è stato detto fai la celebrazione del Toniolo. Ma pensa e mettici in grado di capire davvero quest'uomo che cosa ha detto e perché è così importante, perché ha ancora qualcosa da dire. Ecco, io vorrei spiegarti, Marco, e spiegare a tutti quanti voi come è nata questa fatica, e il mio auspicio è che non sia una fatica vana, sia davvero uno step importante. E a Pieve di Solico state facendo le cose veramente lodevoli. Credo che aiutare e spingere a leggere questo pensiero. Ecco, adesso non c'è più la scusa che è difficile. È difficile quanto leggere un libro abbastanza impegnativo, ma non di più. E dunque ci sarà qualcuno che nell'ambito dell'università, nell'ambito delle aziende, nell'ambito dei centri culturali si metterà convintamente alla lettura di questo libro, che alla fine fa anche delle proposte complessive, perché ritengo di aver fatto legittimamente, almeno il professor Zamagni ha accettato questa sfida e l'ha fatta sua, ma anche altri, ho visto che la stanno apprezzando, di fare un capitolo di conclusioni in cui parlo delle leggi togliattiane dell'economia. E quando si parla di leggi, gli economisti pensano delle cose molto, molto precise, ma quello che era specifico del Toniolo era pensare a quella che chiamava la struttura costitutiva dell'economia, perché noi operiamo in base a quello che siamo. Se tu perdi di vista quello che sei, alla fine la tua operatività sarà molto a rischio. Ecco, mettere insieme questa visione dell'uomo, della società, dell'economia, con l'operatività economica, mostrando come deve esserci una coerenza tra questi due ambiti, tra questi due mondi, che sono poi l'unico mondo umano nella sua complessità, è assolutamente vitale. Dunque io non vorrei dirvi altro, perché su quanto scritto naturalmente potrei parlare ore, e gli aspetti di cui avete accennato sulla bellezza dell'imprenditoria, la bellezza della cooperazione, la bellezza del sindacato e quant'altro. Sono qui tantissime cose che il Toniolo aveva intuito e per le quali aveva sognato. Ecco, io spero che questo libro rilanci un sogno che è più che mai necessario in questo momento storico. Quello che stiamo vedendo adesso, il discorso che lui faceva, il rapporto persona, famiglia, nazione, fraternità universale, sono degli equilibri che sono vitali. Se uno non ha idee chiare, finisce o con una nazione che diluisce al punto tale da non avere più una missione, e si ha una fraternità universale sbiadita, no? Quello che era la grande bestia in testa al Toniolo, quello che lui chiamava l'atomismo, l'individualismo, diventiamo tutti tanti atomi sciolti, non abbiamo più relazioni, e dunque riscoprire la bellezza delle relazioni a partire dalla famiglia, dalla nazione, ma senza il nazionalismo. Lui diceva individualità, non individualismo, nazione, non nazionalismo. Cioè, a mano che l'umanità prende coscienza della sua struttura vitale, riesce anche ad operare economicamente in maniera davvero razionale, perché quella che Toniolo esigeva non era una economia poco razionale, ma profondamente razionale, soltanto che lamentava che la razionalità puramente materiale, quella che ti porta a dire il massimo risultato con il minimo effetto, deve essere intrisa di umanità. Quale sarà il massimo risultato che tu vuoi raggiungere? Perché poi dipende da quello il funzionamento di questa legge, che è una legge razionale dell'essere umano. Insomma, ci sarebbero tantissime cose da dire e io in questo momento non vorrei appesantirvi più di tanto. Grazie. E come vedete faccio anche un po' di fatica a parlare, sto veramente con grande gioia in mezzo a voi, ma con qualche pizzico di fatica di gola. Ecco, vorrei veramente complimentarvi
complimentarmi con questa vostra iniziativa e auspicare che questo libro qualcuno lo legga, possibilmente da capo a fondo. È un auspicio che faccio, non per me certamente, ma perché questo libro aiuta veramente a capire un grande uomo, poi della vostra terra, ecco, io ne sono innamorato, io ho ricevuto tanto da lui, è in fondo per me un grande debito di riconoscenza. Grazie, grazie. Siamo noi a fare i complimenti a lei, eccellenza, non per piaggeria, ma perché ha il merito, l'abbiamo sentito, ecco, di dare profondità, altezza, visione e lungimiranza a questa straordinaria avventura tonioliana che noi in qualche modo con molta umiltà ma altrettanta determinazione vogliamo assumere. E quindi il primo impegno, innanzitutto lo dico ai nostri lettori, è quello di questo libro che è arrivato in diretta, no, dalla casa editrice Vita e Pensiero, di assumerlo, di leggerlo, di metterlo a disposizione, fare in modo che diventi poi un'occasione ulteriore di approfondimento, formativa, altri convegni, altri momenti di incontro, perché credo sia così la dimensione più giusta, doverosa, ecco, rispetto a quest'opera. Recupero solo alcune righe. L'impianto fondamentale del pensiero del Toniolo, dice il Vescovo Sorrentino, resta, a mio parere, solido e fecondo. Ci sono fiori che crescono belli e rapidamente, ma appassiscono presto. Ci sono alberi che hanno bisogno di tempo per crescere, ma poi sfidano i secoli. Ritengo che il Toniolo economista appartenga a quest'ultima categoria. Credo che davvero per noi oggi sia quest'opera di implementazione, di coltivazione, di attenzione a far sì che non ci sia l'occasionalità, ma il dedicarsi con cura a questo pensiero, azione, a questa unità, a questo modello di santità, diciamolo, che per noi è una provocazione, no, da cristiani laici a vivere con pienezza il nostro tempo. Da questo punto di vista, ringraziando ancora Monsignor Sorrentino, farei un brevissimo ultimo giro per dire, alla luce di quello che ci siamo detti, alla luce di quello che ci ha ribadito con forza, con grande chiarezza il Vescovo Sorrentino, un impegno, un messaggio, qualcosa che voi sentite in questo momento di poter dire, no, come Camera di Commercio, come sindacato, come cooperazione nel segno del Toniolo. Brevissimi, un pensiero. Un pensiero va nell'azione che io e il segretario generale assieme alla Giunta stiamo facendo, cioè sentire le istanze dei giovani con i bandi per favorire i giovani che vengano, che, cioè, che finito il percorso universitario si mettono nel mondo del lavoro, alle ragazze afghane dove abbiamo con l'Università Ca' Foscari e con il BO di Padova stiamo sostenendo delle borse di studio perché vengano qui a continuare la loro formazione e portarle via da quell'inferno, valorizzare quello che c'è di buono, lo abbiamo valorizzato col premio fedeltà al lavoro, con la cooperativa di Belluno che va nel recupero dei carcerati, ecco, questo è il nostro impegno, essere vicino ai giovani perché sono il nostro presente, sono il nostro futuro, noi sappiamo che questo paese purtroppo non ha mai sviluppato una politica della famiglia, una politica dei giovani e se non si affronta questo problema, come tanti altri problemi, questo paese non ha futuro, non ha futuro, non abbiamo giovani, abbiamo bisogno di manodopera, di intelligenze, ma abbiamo bisogno di gente che capisca come si lavora, come si vive e com'è il nostro territorio. E questo lo si trasmette solo come noi, con la nostra capacità, come ho detto prima, nel poterci porre nelle istituzioni da una parte e ovviamente negli ambienti di lavoro. Grazie. Giovani next, mi verrebbe da dire, prossima generazione, prossima avventura, ma giovani, come dire, anche per declinare il presente. Grande investimento dal punto di vista formativo. Il sindacato. Ma il sindacato ovviamente fa proposte e quindi la proposta che noi stiamo portando avanti la portiamo avanti da 70 anni per la verità come CISL, ma credo che la pandemia, la guerra, questo contesto che stiamo vivendo ci imponga di prendere delle decisioni, che è quello di una partecipazione reale, vera, del capitale lavoro, che lo definisce Toniolo nel suo pensiero, il capitale lavoro e la partecipazione dell'impresa.
Se c'è un errore che è stato fatto in questi 70 anni di storia del paese, dell'imprenditoria, dell'impresa del nostro paese, è di non aver fatto partecipare alle decisioni strategiche, obiettivi delle imprese, anche i lavoratori che conoscono l'impresa, che conoscono i processi produttivi e che possono aiutare a far sì che ci sia consapevolezza degli errori che ci possono essere e della necessità di mettere sempre al centro l'uomo, e il Tognolo lo definisce uomo intero, quindi nella sua interezza, che non è solo la componente materiale ma anche la componente spirituale. Tra l'altro sono tutti concetti ripresi dalla Costituzione italiana, andate a leggere, io dico sempre, l'articolo 46 della Costituzione, perché è uno di quei principi che non sono mai stati applicati, che sono sanciti dalla Costituzione italiana, il fatto che i lavoratori possano partecipare alla gestione dell'impresa, solo così si potrà realizzare un diverso modello di sviluppo. Grazie, grazie per aver ricordato anche la Costituzione, perché Sergio Mattarella, per il centenario della morte del Tognolo 2018, ha proprio messo in luce il contributo straordinario di pensiero che in qualche modo è stato anticipatore anche dei padri costituenti per quanto riguarda la Costituzione. Grazie a questo impegno da parte del sindacato, corpi intermedi, autonomia, uno degli elementi cardine del pensiero del Tognolo. Lorenzo Bruniera, per chiudere, poi chiuderemo con alcune brevissime comunicazioni. Grazie. Beh, io direi che che tipo di modello vogliamo per il prossimo futuro anche nel mondo della cooperazione? Io penso che la sostenibilità, le rinnovabili siano qualcosa che dobbiamo portare avanti, perché lo abbiamo capito, per l'ambiente, ma anche per i bisogni in cui ci troviamo. Noi lavoriamo anche in Sorigo con un'economia circolare. Entra latte, facciamo formaggi, di quello che rimane del siero facciamo ricotta e poi lo mandiamo in un biodigestore che fa corrente elettrica e corrente termica all'interno. Però la politica italiana ha deciso che quello che rimane di questo percorso, che sono i fanghi, sono fanghi pericolosi, e la Regione Veneta ha fatto questo, li dobbiamo smaltire a 140 euro a tonnellata. Questa è la politica. Vorrei tornare anche sulla politica, perché danni ne facciamo molti, e allora la politica è sempre quella che fa e che crea anche i problemi. Quando sono stati fatti i biodigestori per l'economia verde, per naturalmente fare biogas e produrre elettricità, ma non si possono fare con il mais, con 340 ettari per farne funzionare uno. Io credo che sia uno spreco e uno schiaffo all'intelligenza e uno schiaffo alla povertà. Permettere tutto questo, io credo che noi siamo complici di tutto questo. La politica l'ha fatto per gli interessi di alcuni, lo avrebbe dovuto fare con le deiezioni degli animali, con quelli che sono i scarti di lavorazione, ma su questo dare dei soldi ai poveracci o qualche agricoltore che avrebbe potuto tirare fuori un po' di sostentamento in più, no, l'hanno fatto su queste linee. Io credo che comunque siamo responsabili. Tognolo non l'avrebbe mai fatto, di prendere 340 ettari di mais che si buttano dentro con tutte le energie che si mette all'interno per fare della corrente elettrica. Facciamo una riflessione di quello che succede attorno e non abbiamo avuto il coraggio di dire niente su tutto questo. Io credo che questa sia la cosa che noi dobbiamo fare, e dopo la forza è quella di continuare quello che Tognolo ha fatto con la latteria di Sorigo, mettersi insieme per migliorare le cose, altrimenti da soli la nostra voce non viene ascoltata. Grazie, un richiamo di concretezza, di sostenibilità, ma di una politica bene comune, così come l'aveva declinata Giuseppe Tognolo. È un impegno nella modernità, nel presente e nel futuro. Io ricordo, mentre risaluto Sua Eccellenza Domenico Sorrentino, gli diciamo grazie perché il suo libro per noi è stata un'opportunità stasera, economia umana, non economia capitalistica, ma economia umana che abbia il capitale come seguace e alleato. Ecco qua la centralità dell'uomo. Vita e pensiero 2021, economia umana, la lezione della professoressa Giuseppe Tognolo, una rilettura sistematica. Grazie a Monsignor Domenico Sorrentino. Io ricordo, a proposito di non occasionalità ma di un impegno duraturo che per noi ormai dura da alcuni anni, saremo nel 2022 alla settima edizione, siamo nel 2022 alla settima edizione del premio Giuseppe Tognolo. Abbiamo voluto proprio come Istituto Beato Tognolo mettere in moto questa iniziativa perché diventi un appuntamento stabile nel segno della formazione, della condivisione, dell'attenzione anche ai giovani, del far sì che anche alcuni elementi, come sia dal punto di vista del pensiero ma anche delle azioni e testimoni, cioè esempi concreti
di attualizzazioni delle esperienze, delle visioni del Tognolo abbiano, come dire, a diventare motore emotivo, ecco, di incontro ma anche di premio. Questa serata va nella direzione del premio Tognolo di quest'anno che, come sapete, 7, perché 7 è sempre il riferimento del Tognolo, 7 ottobre ci sarà la cerimonia finale. Il tema di quest'anno è una cultura cristianamente ispirata al servizio dell'Italia e dell'Europa per il bene comune sull'esempio del pensiero e dell'azione del Beato Tognolo. Come vi dicevo all'inizio, entro il 31 luglio questa consegna di elaborati, sezione pensiero, sezione azione e testimoni, sezione giovani, con due tracce distinte per la fascia dei giovani dai 15 ai 19 anni, la seconda fascia per i giovani dai 20 ai 25 anni. Altre comunicazioni, siamo dentro sempre i percorsi, la mission del nostro istituto è dentro anche i temi della cultura, della spiritualità, dell'arte, della bellezza. Citavo prima Banca Prealpi, qui ricordo Nicola Sergio Stefani come componente del CDA. Noi siamo impegnati concretamente, l'avrete visto, con i luoghi del sacro in terra UNESCO, a promuovere questa terra UNESCO delle colline del Conegliano Valdobbiadene proprio attraverso l'esperienza concreta di incontro, di visite, di promozione e di far conoscere la bellezza dell'arte sacra di questo nostro territorio. E quindi questo, grazie alla sensibilità a questo territorio che è in rete, si sta muovendo e stiamo avendo anche delle diverse soddisfazioni proprio per questa iniziativa insieme a QDP News, insieme appunto a Banca Prealpi e alla Diocesi di Vittorio Veneto per promuovere questo patrimonio. Marco, va nell'ottica, se posso aggiungere qualcosa, sì. Patrimonio UNESCO, a fine maggio ci sarà a Cison di Valmarino l'Assemblea Nazionale delle Camere di Commercio, dove ci siano siti UNESCO, quindi 20 Camere di Commercio, dove si parlerà di sostenibilità del territorio. Come sostenere questo territorio, come promuoverlo nella sostenibilità. Avremo il massimo esponente della Fondazione UNESCO, quindi arriveremo a avere figure molto molto importanti. In diretta. Una tre giorni a Castelbrando. Merita veramente un applauso, perché qua siamo veramente dentro il nostro territorio, una iniziativa di questa prospettiva molto 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 interessante. Io aggiungo un elemento, un ricordo di un grande amico toniuliano, Giuliano Bortolini, è mancato 2 anni fa. Noi domani sera alle 18, Santuario della Madonna ai Miracoli di Motta di Venza, lo ricorderemo. Come a dire, a proposito di giovani, di qualcuno che nella sua vita ha scommesso molto su questo tema della santità. E quindi la memoria si fa gratitudine per noi come Azione Cattolica. Qui saluto il presidente Enrico Ioppo, saluto gli amici, il vicepresidente Valerio De Rosso. Credo che davvero, anche perché sono dentro la progettualità del premio Tognolo, ci sia per noi sempre un motivo, ecco, di amicizia, di incontro e di memoria. Ultimo aspetto, domani è la giornata della donna. Oggi il parterre è stato tutto al maschile, però sappiate che noi, come dire, anche in questa occasione rinnoviamo questo impegno di attenzione, di condivisione, di stima enorme e vorrei dire anche proprio di valorizzazione piena di una donna che oggi più che mai ha, come dire, può rappresentare il segno di quella pace che noi tanto cerchiamo e tanto auspichiamo. Un grazie davvero finale a tutti voi che stasera avete scelto di essere insieme nel segno del Beato Tognolo, nel segno del libro di Domenico Sorrentino, lo potete avere qui. Ci diamo appuntamento alle prossime occasioni, grazie a chi ha condiviso la diretta, ancora la Tenda TV, al signor Paolo per quanto riguarda il Comune di Pieve, consentitemi. Questo cambio improvviso di programma ci ha messo un po' alla prova, ma credo per gli esiti di stasera che la prova sia stata anche superata, ce lo diciamo. Grazie a Tiziana Zanon che ha coordinato tutto lo staff di segreteria, di prenotazioni e di organizzazione complessiva, grazie a Gino Sutto che col progetto grafico e con anche la diretta della nostra pagina Facebook dell'Istituto ha consentito un percorso di comunicazione davvero interessante. Grazie a tutti voi, buona serata e davvero alla prossima occasione. Grazie.